nel backstage di questa partita, nelle pieghe che avete, c'è, sono due cose fondamentali. Un eccellente lavoro dei miei assistenti, la notte di venerdì, tutto ieri, abbiamo trovato le chiavi per ripreparare una buona partita, e i miei giocatori, che io sono un allenatore fortunato perché i miei giocatori mi ascoltano, e avevo, sembrava strano, però io a fine partita avevo una sensazione, ieri guardando tutta la partita mi era chiaro come noi potessimo migliorare sensibilmente in difesa, e mi hanno ascoltato. Oggi abbiamo fatto una difesa eccellente per 40 minuti senza guardare se c'era un 38enne, un 25enne, un atleta o un normodotato. Quindi questo il mio pensiero adesso va a chi ha lavorato e chi ha ascoltato, che sono giocatori dello staff tecnico. Poi ogni partita è diversa, per la 3 sarà totalmente diversa, me lo aspetto, lo so. Le serie a 5 partite sono scritte molto molto chiare nei libri e negli annali. Per questo io non ero così arrabbiato ad aver finito male la partita gara 1, perché poi dopo gara 2 è sempre una storia diversa e l'inerzia si ribalta. Noi oggi siamo stati bravi a prendere l'iniziativa e a mollarla al 40esimo. Abbiamo giocato 40 minuti, abbiamo fatto le nostre cose con grande dedizione, sacrificio e attenzione. Una partita molto intelligente, senza tanti fronzoli, molto concreta. Oggi sono... devo rompere più. Senti, hai 3 mesi buoni a disposizione adesso. No, ho una partita da giocare mercoledì. Martedì. Non è un concetto che mi piace. Martedì. Martedì, sì. Già questo è grave, che mi presentavo un giorno di ritardo. No, abbiamo sempre, è stata la nostra fortuna in questi 3 anni a Cantù, giocato le partite una per volta, e adesso sicuramente è un dato importante che siamo sul 0, una cosa che non possiamo nascondere. Senti, pensi ancora di migliorare qualcosa di peso, visto che la tua passione in testa ha definito questa partita perfetta dal punto di vista di difensivo, sei d'accordo? Allora, di default dovrei essere sempre d'accordo con il presidente, però vi assicuro che stasera, riguardando la partita, troverò qualche imprecisione. No, è stata una partita fatta molto bene dietro, con grande attenzione sulle qualità dei giocatori di Pesaro e grande aggressività, quello che c'era mancato nei 3 quarti, dove dopo aver fatto, creato la differenza nel primo quarto in gara 1, gli altri 3 quarti vanno difesi in modo povero, secondo me. Il ritorno di Viso? Le gambe non ce le ha, ma non era infortunato al cervello, quindi quello ce l'ha. Secondo me è riuscito nelle pieghe di una condizione assolutamente inesistente a rendersi utile. Sicuro, adesso ogni volta io lo sto allenando facendo giocare. Quando ho forzato un'entrata alla fine, un po' di gambe a trovare. Sì, sì, la prima è svenuto. L'arbitro l'ha contato. Eccellente partita di Marconato, eccellente partita. Una presenza dietro come le partite d'Eurolega, era un po' di tempo. Poi molto bello secondo me, per me, vedere Marco Scili fare 20 e oggi fare la partita così così in attacco, ma dedicarsi, dare tutto, spendere 4 falli per difendere. Quindi è molto importante nel serie playoff presentare protagonisti diversi. Guai si è divertito quando era fuori lui. È lo stesso caso però su Hackett. Sì, io lo dico piano perché gli ho già detto a lui, quindi non vorrei che si rendesse conto di aver fatto una eccellente partita, perché vorrei che ne facesse un'altra da arrabbiato. Sì, è cambiato diverse tipologie di quintetti, pure il rendimento è stato costante, questo è un altro. No, allora, fine secondo quarto
onestamente, visto che la difesa era abbastanza impermeabile, ho seguito il quintetto naniforme di Pesaro e lì, secondo me, abbiamo avuto le idee poco chiare e abbiamo fatto un po' di pasticci, ok? Però noi non siamo tanti abituati a giocare con quintetti così un po' atipici, perché la stagione che abbiamo fatto non ci permetteva mai di giocare in Eurolega, se giochi così non superi il cerchio di centrocampo. E poi dopo, secondo me, abbiamo chiarito le idee di cosa volevamo fare con i quintetti piccoli. Abbiamo giocato senza palla, perché il risultato del quintetto piccolo è che il campo si allarga, perché sono più giocatori da seguire sul perimetro. E lì, secondo me, abbiamo fatto meglio nel secondo tempo. Non l'ho fatto per una scelta, per avere un vantaggio, ma per non perdere il vantaggio che avevo a andare con i quintetti piccoli. Siete a posto. Grazie. Grazie.